Giada Carrai e Lucrezia Brunetti, la seconda linea e la mente di questo San Giustino che oggi ci ha faticato tanto, ma eravate già abituate a lottare contro questa squadra. Terzo tie break, stavolta ce l'avete fatta a vincere in casa. Con quali armi, Giada? Beh, sicuramente la grinta e la voglia che ci determinano sempre le nostre partite, perché comunque sia siamo partite molto contratte, soprattutto ricezione, però alla fin fine ci siamo sbloccate al momento giusto, perché abbiamo giocato fino al quinto set che è stato il decisivo e ci ha portato a vincere questa partita. Oggi Lucrezia sei partita servendo le bande che stavano funzionando, poi a un certo punto c'è stato un calo, abbiamo notato, e sei passata al centro, hai trovato dei grossi riferimenti soprattutto con Luciani, un'intesa che ovviamente funziona da tempo. Poi sì, perché è parecchio che giochiamo insieme, poi a me piace tantissimo giocare al centro, quindi emoziona tantissimo. Io sto campionato lo voglio vincere a tutti i costi, perché dico, è una squadra che mi ci trovo benissimo e penso che stiamo a fare tutto per poter riuscire. La grinta ce l'abbiamo e la voglia anche, speriamo bene mercoledì, famo le corna. Si va a Monteluce, Giada, con il vantaggio di 1-0, cosa significa questo nella serie? Beh, sicuramente ci dà comunque sia un vantaggio in più dentro di noi, con la consapevolezza però che andiamo a giocare fuori casa e il palazzetto è diverso dal nostro, ci sarà un clima diverso, però sicuramente ce la metteremo tutto ugualmente e ci abitueremo al clima che anche loro sicuramente porteranno il loro vantaggio. È un'altra battaglia che vi aspetta, un altro tie break. Dopo il terzo ci sarà addirittura un quarto tie break fra queste due squadre? Spero proprio di no, e vedremo. Ma di te che dici? Ci sarà un altro tie break? Vieni qua un attimo. Sicuramente è una battaglia fra le due squadre che hanno dimostrato di essere più in forma e probabilmente, senza nulla togliere a Castiglione e Chiusi, anche le più attrezzate per il salto di categoria. cosa farà la differenza secondo te? La differenza per me è il cuore, la concentrazione, il cuore e la voglia di vincere veramente, perché tanto a questo punto è solo veramente cattiveria e cuore.